Salve a tutti ragazzi, rieccoci qua sul tubo. Intanto che sto guardando Monza Bologna, mamma mia, paratone di Gregorio. Speriamo una vittoria del Monza. Vabbè ragazzi, io abito a Monza, difatti ho fatto un giretto anche prima, sono passato vicino allo stadio, sentiva aria biancorossa, tanta gente con la maglietta del Monza, con la sciarpa del Monza, quindi bellissimo, bellissimo, mi fa molto piacere che la mia città, dopo tanti anni, è riuscita ad arrivare in Serie A. Comunque, bando alle ciance, approfittiamo per parlare di Inter-Sassuolo, per la nostra sconfitta, veramente rosico, è solo la prima sconfitta, rosico tantissimo, perché ragazzi non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo un grande Sassuolo, ero consapevole che il Sassuolo aveva battuto la Juve. Il Sassuolo grandissima, cioè una grandissima squadra per me, un'ottima squadra che può fare proprio la sua. Guardando gli highlights di Sassuolo-Juventus, ok, Gatti ci ha messo del suo, però loro hanno fatto una grande partita. Come anche noi, Sommer ci ha messo del suo al primo gol, ma loro hanno fatto una grande partita, hanno degli ottimi tiratori, hanno una bella squadra davanti, anche, come si chiama il loro attaccante lì? Vabbè, sì, comunque in attacco hanno grandi tiratori, cioè una squadra che non ha paura, a differenza nostra che noi ci cagavamo sotto quando eravamo sotto porta. Che dire ragazzi, Inzaghi lo sappiamo com'è, cambia una penna con una penna, non cambierà mai una matita con una penna, o cambia una matita con una matita, così, quindi stesso ruolo, e così. Questo ragazzi, quindi boh, adesso sinceramente Thuram per Sanchez, io l'avrei tenuto in campo Thuram perché Thuram è una grandissima forma. Poi vabbè, sì, ok, ho voluto provare Carlos Augusto, anche Frattesi. Boh, lui Frattesi non l'ha fatto partire titolare, non capisco perché Frattesi non può partire titolare. Boh, lui c'ha le sue fisse, Inzaghi c'ha le sue fisse. Sì, ok, un grande allenatore per carità, ma Inzaghi c'ha le sue fisse. Poi per parlare d'altro, cosa. Ragazzi, anche parlando d'altro, ragazzi miei. Ragazzi miei, parlando d'altro. Allora, possiamo stare qui a parlare colpa dell'errore del primo gol di Sommer, è colpa dei cambi di Inzaghi, è colpa dei giocatori, è colpa della dirigenza che ha fatto determinate scelte, anche se io sono convinto che la dirigenza, con quello che si può, ha fatto un ottimo mercato. Per me, io rimango di quest'idea. E vabbè, ragazzi miei, però Berardi ha fatto un gol che se lo ripete 100 volte non lo fa Berardi, ma io sono molto obiettivo, io sono molto obiettivo, e quindi anche Di Marco con l'Empoli, se ripete quel tiro 100 volte, non entra tutte le, cioè non entra 100 volte in rete. Lo stesso Berardi ieri, cioè non è che adesso è un alibi per perdere, cioè quello. Quindi ragazzi miei, quello, possiamo stare fino a domani a parlare degli errori. Noi, vabbè, abbiamo la colpa che il primo tempo, da quello che ho visto, il primo tempo non eravamo una squadra decisa, eravamo una squadra passaggini, passaggetti, non abbiamo mai messo quella cattiveria che magari c'è stata contro il Milan. Così, cioè, un paura di tirare, infatti Dumfries ha osato tirare ed è arrivato l'1-0. Anche se a me Dumfries sinceramente non mi ha mai fatto impazzire, io sono convinto dell'idea che uno come Dumfries può giocare nell'Inter, ma fino a un certo punto, perché si vede che non è così. Difatti speriamo che torna a Cuadrado, dicono che al prossimo può tornare a Cuadrado,
Spero nel ritorno di Cuadrado, con la Salernitana torna a Cuadrado, il compleanno della mia ragazza lo festeggio ennesima partita, non mi posso vedere, già il tempo è quello che è, poi vabbè, se non volete farmelo vedere l'Inter ditemelo, poi vabbè ieri sono riuscito a vedermelo. E quindi quello, speriamo che rientra Cuadrado, cioè perché io sinceramente, cioè io non ragiono di pancia, sarò fatto male io, però io conosco Dumfries, i limiti. Quindi quando arriva a Cuadrado, che a me sta sul cazzo, che sinceramente io non lo posso vedere, ero contento perché in campo vanno i piedi di giocatori, non va la simpatia di giocatori, non va il carattere di giocatori. Sì, ovvio, conta il carattere che ci vuole personalità per giocare in certi campi. Però vanno i piedi e il carattere. Quadrado c'ha i piedi, c'ha più palle di Dumfries, è quello. Bellissimo gol, poi vabbè, Dumfries si impegna, ci crede, però su certe azioni si vede che si impappina e tutto. Poi ci manca la prima punta, sì, certo, ci manca la prima punta e ci manca anche un po' di cattiveria sotto porta. Lautaro è fortissimo, per carità, è in una forma pazzesca, si vede da come corre, va, però sotto porta non ha quella cattiveria, anche lì quando fatto un tiro così, sì, pericoloso, però non ha quella cattiveria sotto porta, che però Thuram ce l'ha, perché Thuram tiro all'incrocio dei pali contro il Milan. Cioè io l'avrei lasciato in campo Thuram. Poi vabbè, è entrato Sanchez, boh, Sanchez è quello che è, cioè sì, è forte, ma boh, non lo so, boh. Cioè sono contento che è arrivato, che è tornato Sanchez, però boh. Io avrei lasciato Thuram, magari avrei osato togliere Lautaro, sì, il capitano, quello che vuoi, però boh, magari l'avrei anche osato toglierlo, boh, però vabbè, magari se toglieva Lautaro e finiva in modo uguale, magari effettivamente cavavamo il fatto che ha tolto Lautaro, cioè non lo sai, poi adesso dopo, il giorno dopo, qua, seduti in poltrona, siamo tutti bravi a fare l'allenatore, quello, è così, cioè, però, oh, vediamo. Vediamo, vediamo. Bah, comunque ragazzi, io continuo a vedermi Monza Bologna. Speriamo che almeno a Monza mi dia un po' di soddisfazione, almeno a Monza. Ragazzi, un saluto a tutti da Alessio Lodi, io penso di aver detto la mia. Speriamo bene, perché veramente. Però vabbè, è solo la prima vittoria, però a Salerno dobbiamo rialzarci. A Salerno rialziamoci, non è facile. Però vediamo. Dai ragazzi, un saluto a tutti da Alessio Lotto. Ciao!